Radio Radicale, siamo con Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana per cercare un po' di capire che cosa sta succedendo sul DDL Cartabia, dove si rischia grosso. Allora, mi sembra che il ministro sia ritornato a rimaneggiare un po' il testo del DDL dopo le incertezze di ieri in commissione, dove si doveva fare un po' il conto dei pareri sugli emendamenti. Allora, che cosa sta succedendo e che cosa la preoccupa del provvedimento? Ma che cosa succede? Bisogna chiederlo alla ministra Draghi, al governo e alla maggioranza che li sostiene. Ciò che mi preoccupa è che questo provvedimento ancora una volta rischia di non vedere il problema. La nostra giustizia è lenta per diverse ragioni che poco hanno a che fare con quello di cui si discute tutti i giorni, cioè la prescrizione un mese prima o due mesi dopo. Hanno a che fare con l'assenza di magistrati, di cancellieri, con un procedimento del processo che è ancora consegnato all'antichità della carta, che non è dematerializzato, che non rende possibile accelerare le procedure. E poi hanno a che fare con un infinito numero di reati penali, a cominciare da reati bagatellari, per passare ai reati legati per esempio al consumo di droghe, che andrebbero tutti depenalizzati con una scelta coraggiosa del Parlamento. Quella sarebbe la via per rendere il processo giusto, dunque anche certo nei suoi tempi, per tutelare da un lato chi è dentro il processo come imputato e per tutelare però anche chi è vittima di un reato e chiede giustamente, scusate il gioco di parole, giustizia. Invece si fa altro, si discute della prescrizione, diventata un totem, si discute della possibilità che sia il Parlamento a dettare alle procure le priorità su cui indagare. Io penso che sia inaccettabile, oltre che di dubbia costituzionalità. Il Parlamento abbia il coraggio di fare il suo mestiere, perché ha il diritto di dire quali sono le priorità anche in termini di giustizia penale, ma la faccia per legge, appunto. Comincia a depenalizzare i reati legati al consumo di sostanze stupefacenti, al piccolo spaccio, che oggi intasano processi e carceri. Cominci a disboscare, a cambiare direzione rispetto a una penalizzazione del rapporto con la giustizia che in questi anni ha preso il sopravvento. Questo è giusto farlo, ma questo è tutt'altro rispetto a quello che è previsto. Lei prevede che il provvedimento possa arrivare in aula domani, oppure ritiene che lo scenario sia quello del ministro Cartabia, che si trova schiacciato tra le posizioni del centrodestra e del centrosinistra di tutta la maggioranza? Ma che il ministro, la ministra sia schiacciata mi pare evidente. Del resto non è una sorpresa, questa maggioranza è una maggioranza che su ogni questione mostra posizioni diverse. Basta vedere quello che sta accadendo sui vaccini, sul Green Pass, le manifestazioni dei Novax e dei New Pass con i parlamentari della Lega in prima fila. Lei ha parlato di squadrismo? No, non ho parlato di squadrismo. Io ho parlato di squadrismo in qualche caso rispetto alle aggressioni nei confronti dei giornalisti, che sono inaccettabili, ad alcune manifestazioni che si fanno contro il sindaco di Pesaro, sotto le case dei sindaci, dunque sotto le abitazioni private di persone delle istituzioni di questo paese, che sono inaccettabili. Che ci siano persone che manifestano per me è legittimo, io considero incredibili le ragioni di queste manifestazioni, in particolare i toni, l'idea che ci sia una dittatura sanitaria, la dittatura è una cosa ben diversa, e fra l'altro che a pronunciare queste parole siano i nipotini, diciamo, di alcune culture, di retroculture di questo paese, come i dirigenti di Forza Nuova e di Casa Pound, è ancora più impressionante. Però anche qui il punto vero è che rispetto a questo nodo, quello del contrasto alla pandemia, serve chiarezza, serve coerenza nei messaggi del governo, che sono anch'essi incoerenti. Si costringono gli italiani a usare il Green Pass per prendere un caffè al bar, ma nelle chiese si può andare senza alcuna certificazione. Si costringono al Green Pass gli italiani per una serie di attività su cui io sono disponibilissimo a discutere, penso che sia anche giusto prevederlo per contrastare la pandemia, ma magari non lo si fa per i treni a lunga percorrenza. Insomma, mi pare che ci sono molti elementi di poca chiarezza, e la poca chiarezza su questo fronte è un problema molto serio, che rischia di compromettere l'efficacia delle misure necessarie per contrastare il virus, che, come ha detto il Presidente della Repubblica, e io sono molto d'accordo con lui, è il nostro vero nemico. La ringrazio, grazie a Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.